Guarda che se tutti avessero la voglia, a la 39 anni, la voglia, a 39 anni, la freschezza e la mentalità che ha lui oggi ancora in campo, avrebbero ben da spendere, perché abbiamo con noi Sergio Pelissier. Ciao Sergio, buongiorno. Il più grande bomber della storia del Chievo, ma soprattutto uno dei centenari del calcio italiano, no? Sei tra i quattro attualmente oltre 100, giusto? Sì. Quanti ne hai fatti? 109. Dai, su 110 è vicino, su. Sì, hai sperato di farlo contro il Napoli? No, deve mettere proprio. Senti, ma giocare contro Koulibaly è un po' complicato o no? Ma è complicato, certo, cioè fisicamente è sempre prestante, sempre attento, ma anche al Piol non è male, quindi credo che come difesa non sia niente male. Poi alla mia età bisogna cercare di arrangiarsi in tutte le altre qualità che si hanno, no? Per sopperire magari alla prestanza fisica. Senti, tu sei stato il primo picconatore di Mister Ventura, ufficialmente parlando, ma perché questo allenatore è venuto non essendo convinto? Perché ogni giorno diceva me ne vado. Arriva Di Carlo e ti rimette in campo, vedi? Beh, questo bisognerebbe chiedere intanto a Ventura, non a me. Io non so cosa passasse per la testa un allenatore quando sceglie una panchina così difficile, no? In una situazione così difficile, sapendo che venendo avrebbe dovuto a parte soffrire, però creare qualcosa di nuovo, no? Creare gioco, creare una squadra, ricominciare tutto da capo. Lì ci vuole tempo per far tutto quello, e se si poteva sperare che in una giornata cambiasse tutto e avessimo vinto con l'Atalanta 6-0, mi sembra un po' riduttivo, no? Non credo che sia così semplice. Però è arrivato Di Carlo, che è ben noto alla tifoseria, alla squadra, eccetera, e con la ricetta dei tempi antichi, dei tempi, quelle ricette buone di una volta, ha fatto vedere che il Chievo non è affatto una squadra che si è già resa, altro che. Ma io credo che abbiamo dei giocatori validi, noi dovevamo solo ricreare la squadra, no? Il gruppo, quello che ha contraddistinto il Chievo in tutti questi anni, ha sempre sofferto in 25 più lo staff, più la società, e ha sempre lottato dall'inizio alla fine. Invece negli ultimi mesi non eravamo più quel gruppo, non si perdeva singolarmente, sembrava che mollassimo ancora prima di iniziare la partita, ma non potevate aspettare il Napoli per fare il cambio, poi voglio dire. No, io mi auguro che non sia solamente un caso, perché giocare a San Paolo contro una delle squadre più forti d'Europa, in un momento straordinario loro, e comunque con delle pretese. Ti piace il Napoli, vero? Sicuramente. Mi piace, perché gioca, loro giocano a calcio, si divertono, hanno giocatori incredibili che fanno la differenza in qualsiasi squadra. Ora dobbiamo fare uno scoop però, Che tipo di pizza ti sei mangiato tu? Perché io so che il Chievo ha festeggiato nello spogliatoio con 20 pizze. Ci danno tutte le stesse pizze, quindi tutte margherite, perché mangiamo troppo. Quindi hai festeggiato con un pezzo di pizza, è vero questa storia? Festeggiato, abbiamo mangiato la pizza. Festeggiato la prestazione. Cioè, voi stavate allo spogliatoio ed è arrivato il carico di pizza, insomma. Sì, vabbè, se non prendevamo la pizza a Napoli saremmo. Certo. Però è bello, no, vedere come sempre, il calcio possa avere una dimensione ancora così bella, no? Umana. Sergio, ci racconti che cosa è cambiato negli ultimi giorni al Chievo? Perché noi abbiamo una grande stima di Mimmo Di Carlo, però c'è anche gente come te che è al Chievo da una vita. 18 anni sono? 19, se non sbaglio. 18. Sono 18 anni. Cioè, il battesimo l'hai fatto al Chievo praticamente. Mamma ti ha battezzato ieri al Chievo. Essendo già in là con gli anni, avevo già fatto 4 anni di Lega Pro, come si dice adesso, come Serie C, vecchio stampo, no? Quindi ero già abbastanza anzianotto. Oh, tu ti sei tolto lo sfizio di giocare anche in nazionale venendo dal Chievo. Penso che sia l'unico nazionale della storia del Chievo, o no?
Non dovrebbe esserci stato qualcuno. No, beh, ci sono stati Perrotta, Le Grottate. No, durante la permanenza al Chievo, però. Sì, sì, durante la permanenza. Sì, sì, no, erano, sembra che... Le, sì, sì, erano Le Chievo, Grottaglie, sì. Sicuramente sì. Anche, anche Perrotta. Anche Perrotta. Non sono sicuro. No, sì. No, per chiederti, Sergio, ma hai visto un Napoli che secondo te, senza nulla togliere alla straordinaria performance che avete avuto ieri, secondo te è un Napoli che quest'anno pensa molto alle, alle coppe anche? Perché l'atteggiamento l'ha detto anche Ancelotti, e a te lo possiamo chiedere perché sei un grande, è apparso un po' indolente inizialmente. Allora, devo dire che nessuno si aspettava un Chievo così, quindi ovviamente io ho fatto un discorso all'inizio durante negli spogliatoi prima della partita e ho detto ragazzi loro commetteranno sicuramente un errore che sarà quello di sottovalutarci ed è stato più o meno così, ma è inconscio, non è che l'abbiano fatto apposta, è inconscio perché tu giochi con l'ultimo in classifica, zero punti, tu sei il Napoli che lotta. Sì, però tu la devi smettere di toglierci punti, la devi smettere, basta. Ci togli punti, devi smettere. Io ricordo, ero a Verona a vedere il 21 settembre del 2011 un Napoli strepitoso con Mazzarri che aveva triturato il Milan 3-0, tripletta di Cavani. Mazzarri viene da voi e fa il turnover, lascia Cavani in panchina con Fidelef in campo. A un certo punto entrano Cavani e Hitler, cioè ora il Napoli la vince, da voi entrano Morbidelli e non so chi, e come finisce quella partita? Vince il Chievo 1-0. E da lì finisce la favola scudetto del Napoli. No, però Sergio, ci stavi raccontando del discorso, è bello, dai, continuo perché mi piace molto quello che ci stavi dicendo. Non mi ricordo dove sono arrivato. Allora, ci stavi il fatto raccontando che tu hai detto che il Napoli avrebbe un po' sottovalutato. Allora, sì, no, è normale perché hai obiettivi diversi, se tu punti allo scudetto, punti alla Champions e fronti l'ultima in classifica a zero punti dove ha fatto un inizio di campionato non dei migliori, è normale che inconsciamente la prendi un filino sotto gamba perché pensi da un momento all'altro facciamo gol, e quindi si è trovato davanti un Chievo diverso, un Chievo vecchio stampo dove ha lottato dall'inizio alla fine, anche coraggioso, però con due punti un trequartista, non si è chiuso dietro pregando di non prendere gol, ma ha cercato anche di creare qualcosa in contropiede o come volete metterla, però ha cercato di creare occasioni per vincere la partita. Però c'era un rigore, non lo so, sinceramente io sono contento di aver portato a casa dei punti perché per me era tantissima la lotta che ci abbiamo messo, la voglia di portare a casa il risultato, ci mancava da tantissimo tempo, e questo è la dimostrazione che nel calcio non c'è niente di scritto, no? Ma il nonnismo funziona da voi? Comanda Sorrentino che ce n'hanno più di te o tu? No, non è il nonnismo, però i veterani, l'esperienza. Sorrentino quando vede il Napoli si esalta, è la miseria. Oh. Ma lui si esalta sempre. Bravissimo, grande portiere. Fa la differenza sempre, questo per noi è molto importante. È a proposito di Sorrentino, lasciaci dire una cosa. Stiamo leggendo di un Sorrentino che si è un po' rattristato perché gli stanno arrivando sulla sua pagina Facebook, se non sbaglio, comunque attraverso i social, delle offese da parte di napoletani. Non è giusto, no. Sergio, io mi sento di dire che quelli non sono veri. No, siamo solidali con Sorrentino, per l'amor di Dio, ha fatto il suo lavoro da professionista, lo ammiriamo molto, gli vogliamo anche bene. Gli avversari vanno rispettati, a fine partita si stringe la mano, chapeau a Sorrentino, per carità di Dio. Assolutamente chapeau a Sorrentino. No, ma io credo che questo è il nostro lavoro, è normale che se lo fai bene come lo fa lui spesso dà dei dispiaceri a tantissime altre squadre, per fortuna nostra, altrimenti sarebbe veramente un casino. Però è illegale Sorrentino, gioca anche con due pali. No, Sergio, adesso però ci devi dire che strappate un punto anche all'Allianz Stadium alla Juve. Dai, ecco, bravo, la par condicio, vai. Non sarebbe male, però devo dire che queste sono soddisfazioni, perché giocare, come ho detto prima, contro una squadra delle più forti in Europa che punta su tanti obiettivi, no? È bello poterti giocare, non dico alla pari perché sono superiori in tutto,
però andare a giocare a viso aperto, no? Senza aver paura di perdere, e quella ci ha dato ancora soddisfazione ancora più grande, perché comunque te la sei giocata. Poi poteva andare, potevi perdere comunque, però non avremmo perso. Dai, quella rovesciata di Koulibaly è stata meravigliosa, però è bella proprio. Bella, assolutamente. Ma non avremmo perso con la paura di avere perdere. No, no, ma avete fatto una signora partita, per tutti l'hanno riconosciuto. Perso con la voglia di vincere, ecco. Tutti, anche a Napoli, hanno riconosciuto la signora partita del Chievo, per carità. Però la domanda cattiva, capziosa, tifosa, io te la devo sempre fare. Ma se la spinta di Obi invece che a Callejon era Cristiano Ronaldo, l'arbitro avrebbe fatto continuare come ha fatto, secondo te? Ma non lo so, io devo dire che spinte così ce ne sono tantissime, io ne ho prese tante. Tu pensi che un calciatore non pesi nel giudizio dell'arbitro? In tanti anni non hai visto che Maldini, Baresi avevano un peso sull'arbitro, Chiellini? Può pesare inconsciamente può pesare, però ripeto, io rigori così a me non me li hanno mai dati, quindi perché tu sei leggerino, ti butti, dai, e poi sei del Chievo. Dicevo che ero un tuffatore, quindi Senti, no, giocatore correttissimo, diciamo, carriera da esemplare, giocatore correttissimo, e poi secondo me uno di quei bomber un po' sottovalutati dall'opinione pubblica, perché per me, e non perché al telefono, è stato veramente un grande attaccante. Diciamo che adesso fanno presenza in nazionale molto più facilmente gli attaccanti. Però, detto questo, Sergio, se il giovane oggi giocherebbe titolarissimo. Mamma mia, non ne manco idea. Sergio, il direttore sportivo Romairone ci disse qualche tempo fa, qualche giorno che fa, che fa rima con Amarone, giustamente. Che Onas gli piaceva particolarmente. Tu ieri l'hai visto dal campo, ti piace come calciatore Onas? Ma sicuramente è un ottimo calciatore perché ha grosse qualità e può fare la differenza ovunque. Io adesso non so se sia adatto al Chievo o no, perché al Chievo serve essere anche un giocatore di personalità che fa tutto, no? Che lotti dall'inizio alla fine, che non molli mai. E io non lo so se sia adatto alla nostra società, però come giocatore. Senti, a me piace molto il tuo Stebinski là, non mi dispiace per niente. No, assolutamente, è un ragazzo, un bravissimo ragazzo che lavora tanto per migliorarsi. Ancora adesso secondo me non è ancora arrivato al top, secondo me può migliorare ancora tanto e sono sicuro che migliorerà ancora tanto. Mentre questo Kin, che cosa ci ha colpito tanto, è entrato una forza della natura sto ragazzo. Però Sergio non ti sentiamo, aspetta. Ecco Sergio, ti sentiamo malissimo. Mi sentite? Ora sì, adesso sì. Meglio, grazie. Dicevi di Kin? Kin è un ragazzo di una personalità elevatissima, lui entra, pena, lotta, non tira mai indietro la gamba, e questo è ma c'ha forza e velocità, Ancora adesso deve un attimino capire quando dare e quando non dare la palla, però è un ragazzo che può migliorare anche lui tantissimo e ha grosse qualità sia tecniche che fisiche, perché comunque corre tantissimo, lotta, è un buonissimo giocatore. Ma Sergio Pellissier tra 5 anni, 10 anni, quando smetterà di giocare, si vede allenatore, direttore sportivo, procuratore? Ma io già lo vedo direttore sportivo del Chievo, dai. No, non lo so, come allenatore non credo, perché non so se sono portato a sopportare. Ma rimarrai al Chievo? Non lo so, devo dire che non lo so, devo ancora parlare, adesso voglio godermi ancora questo sport, questo mestiere che è fantastico, poter scendere in campo. Quindi possiamo dire ufficialmente che non ti ritiri a fine stagione? Beh, questo dipende un po' come va a finire la stagione, se il presidente vorrà ancora farmi un altro contratto, dipende da troppe variabili. Adesso voglio cercare di fare un'altra impresa e riuscire ad arrivare in fondo col Chievo in questa ennesima impresa, e poi ci penseremo. Dai. C'è un nostro ascoltatore, Massimo, che ti chiede: ma è vero che in passato hai rifiutato Napoli? Aia! Ecco, questa domanda me l'hanno fatta in più, e ogni tanto quando vengo a Napoli me lo ribadiscono, ma non sono stato io a rifiutare, perché io avevo, diciamo, il mio procuratore aveva già parlato Oscar Damiani, con credo col presidente o col direttore sportivo,
e si erano già messi d'accordo nel caso il Chievo avesse accettato, ma il presidente lui non ha neanche mai preso in considerazione la quella colpa di Campedelli. No, e quindi io in assoluto no. Che se mi dici che è colpa sua, non gli compri il panettone a Natale. No, non ho neanche dovuto scegliere io, sinceramente. Quindi perché poi. Ma tu saresti venuto a Napoli? Ma non, devo dirti la verità, non ci avevo neanche pensato, perché il presidente assolutamente ha detto di no, io credo in lei, ho bisogno di lei. E quando uno ha così tanta ti dà del lei il presidente, ti dà. Ma sì, noi ci diamo ancora del lei, solamente forse per scaramanzia, forse per continuare la nostra tradizione, no? Il giorno che smetterò di giocare a calcio, allora ci daremo del tu. Ecco. Bene. Sei dieci anni. Dai. Sergio, grazie, davvero so di quanto, ma spero il più lontano possibile. A posto così, Sergio, complimenti, un abbraccio, comunque, complimenti. Grazie mille, un abbraccio a voi.